Pesa l'incognita maltempo che dopo tanto sole potrebbe guastare la festa nel fine settimana quando ci sarà la notte bianca ad Ancona. Niente concertoni e grandi eventi, il bilancio comunale non lo consente. Rimangono gli ingredienti classici di una notte in centro città che dura fino all'alba, musei, mostre, negozi e locali aperti. Da segnalare il nuovo spettacolo di Ligea, momenti musicali nei principali angoli di Ancona e nei locali del centro storico per la manifestazione che si inserisce nella tre giorni della Fiera dell'Editoria che avrà il suo fulcro nella Galleria di Piazza Roma. Nonostante fin da febbraio in sede di bilancio avevamo, ahimè, previsto l'impossibilità di organizzare questo evento, noi invece anche quest'anno riusciamo a porre il punto su un grande momento di festa all'interno della città. Grazie a due situazioni principali. La prima, sicuramente la Fiera del Libro, che si svolgerà su tre giorni e che ci ospita e che grazie ai suoi eventi, alle sue giornate di programmazione, consente alla Notte Bianca 2011 di svolgersi. La seconda, il determinante, fattivo, direi assolutamente importante contributo delle associazioni di categorie, commercianti e loro artigiani, organizzeranno dei grandi momenti di festa e degli appuntamenti per tutte le vie del centro. Credo che questa Notte Bianca non avrà nulla di meno rispetto alle edizioni passate. Il fatto che coincida con questa iniziativa dell'assessorato al commercio dedicata alla mostra mercato editoria è sicuramente un valore aggiunto. Ricreare nelle strade del centro della nostra città l'opportunità di passeggiare, sfogliare un libro, potersi avvicinare al libro e imparare anche ad avere una frequentazione con gli autori di questi libri. L'assessore comunale al traffico Fabio Borgognoni ha annunciato la chiusura alle auto di via Gramsci, l'apertura dei parcheggi fino alle 6 della mattina e bus navetta dalla stazione e da piazza Ugo Bassi a piazza Cavour e viceversa fino alle 4.50. Tolleranza zero invece per chi parcheggia in via Lungomare Vanvitelli e in corso Stamira.